riempire di suoni, colori, ma soprattutto persone, questo spazio. Ecco cosa si aspettano per domani gli organizzatori del Family Day, quando, a partire dalle 12, si apriranno i varchi del Circo Massimo. I preparativi procedono per realizzare il palco che ospiterà relatori, musicisti e testimoni, ovvero la voce di quanti si schiereranno in difesa dei valori della famiglia tradizionale e per dire un secco no al DDL Cirinnà sulle unioni civili. Ancora le prese con le ultime limature il programma degli interventi. Quel che è certo è che il discorso centrale sarà del presidente del comitato promotore del Family Day, Massimo Gandolfini. A differenza dell'anno passato, non interverrà Chico Argheio, il fondatore del cammino neocatecumenale, che pure in questa occasione, come nel raduno del giugno scorso, grandi energie ha speso nel mobilitare la partecipazione. Certamente non mancheranno bandiere e striscioni dei diversi gruppi, anche se gli aderenti di diverse aggregazioni ecclesiali manifesteranno solo a titolo personale. Non ammessi solo i simboli politici, per evitare ogni possibile strumentalizzazione. Un avviso in particolare per Forza Nuova e Casa Pound. Le organizzazioni dell'estrema destra hanno comunicato che saranno al Circo Massimo, ma gli organizzatori hanno chiaramente detto che si tratterebbe di una presenza non gradita.